Ignazio, Ignazio Boschetto, beh, Gianluca Ginoble, mio conterraneo, e Piero Barone. Ci siamo visti qua fuori e non ci salutavamo da Due anni e mezzo. 2 anni e mezzo. E voi siete rimasti bloccati 2 anni per il Covid nelle tournée. Eravamo in tour nel marzo 2020 negli Stati Uniti e abbiamo cancellato gli ultimi due concerti, San E siete Francisco e corsi a Las Vegas. casa sotto le ali, Sì, era il protettive dei 13 genitori? marzo, quindi in pieno lockdown. Siamo tornati sì, durante il periodo più brutto Beh, siamo praticamente. riusciti a prendere Un uno volo degli last ultimi, minute, siamo uno degli riusciti a ultimi voli che è scappare. partito dall'America, quindi. E adesso, dopo 2 anni, ricomincerete, ma 100 città in tutto il mondo. Saranno 116 concerti. 116. 116. Da dove si comincia? Quindi? E partiamo dagli Stati Uniti. A marzo esattamente, Stati Uniti, 2 mesi, Europa, Italia, tanti Italia concerti. dove? Italia faremo una parte durante la stagione estiva e la seconda parte nei Palasport, quindi periodo Beh, c'è invernale. parecchio, insomma. Poi andremo in Giappone, Nuova Zelanda, Australia e concluderemo il tour mondiale in Sud America. Mi pare Siamo un bel carichi, giro. siamo carichi. Però quel meraviglioso filmato che ci ha introdotto era un omaggio a Morricone, il volo Sings Morricone. Ma quindi voi canterete le canzoni Morricone Sì. Sì, beh, in tour. e poi in tour e poi anche i vostri classici, immagino, Assolutamente, assolutamente. È un po' l'idea è nata dal tributo che abbiamo fatto il 5 giugno a Verona, l'omaggio. E da lì è nata l'idea di scaletta anche per il tour dell'anno prossimo, quindi canteremo sicuramente, sarà tutto incentrato su Morricone e da cornice ci saranno tutti i brani che sono stati importanti per noi in questi anni, come Nessun Dorma o non so, piuttosto che Grande O Sole amore. Mio, Grande Qual è Amore. in assoluto il brano di maggior successo? In Beh, assoluto, assoluto, è chiaro che assoluto. per il nostro repertorio l'80% sono comunque cover, brani del passato, riarrangiati, però avere una nostra canzone, la canzone inedita che è Grande Amore, ci permette di avere quell'orgoglio in più, di avere una nostra canzone che ormai fa parte del repertorio del bel canto. Passeranno primavera, giorni freddi e stupidi da ricordare, maledette notti perse a non dormire, altre a far l'amore. Amore, sei il mio amore per sempre. Perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando amo, amo solo te. Dimmi perché quando vivo, vivo solo in te. Morricone, dei giovanissimi con un grande maestro che insomma per tanti anni in qualche modo ha dominato soprattutto la musica da film, ma non solo. Qual è stato il vostro incontro con Morricone? Quando l'avete conosciuto? Il primo incontro con Ennio Morricone è avvenuto negli Studi Forum di Roma, gli Studi Forum che ha fondato lui, e durante Anno? l'anno 2011, durante il periodo di incisione del nostro primo album, quindi noi per 7-8 mesi siamo stati in 10 anni fa. studio di registrazione, quindi lo incrociavamo e parlavamo nei corridoi. Però dobbiamo ammettere che non avevamo quella consapevolezza di chi avessimo davanti. E come è nata l'idea del disco? In pandemia. Diciamo che abbiamo cercato di non vivere questo periodo in modo passivo, cercare di essere ottimisti e stimolare la creatività.
E questo progetto è nato da un'idea comune. Volevamo sicuramente sorprendere, fare un qualcosa di unico. E quindi soprattutto la scelta del repertorio è stata difficile, ma allo stesso tempo stimolante, perché cantare per la prima volta L'estasi dell'oro con un testo in inglese scritto dal figlio Andrea Morricone ci ha permesso di entrare nel mondo del maestro e vedere che ogni volta scoprivamo qualcosa di nuovo.